Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi parliamo finalmente, direi, di novità. Novità rispetto a un brand che conosciamo già proprio per il suo lusso, brand che conosciamo in realtà già sia nella nicchia che in generale, perché è uno di quei brand che ti fanno veramente apprezzare le materie prime più iconiche, come dice anche la stessa azienda, in un modo di lusso ecosostenibile e il più sostenibile possibile. Sto parlando di Maison Taite, che è un'azienda che abbraccia a 360 gradi il pianeta. Nel senso che sono tantissime le aziende che al giorno d'oggi cercano di essere sempre più clean e green. Loro non è che hanno modificato il loro pensiero negli anni, anzi, loro sono nati così. Quindi troverete tutti i packaging di questi profumi. Loro hanno fatto una linea di vaniglie, 4 vaniglie, 4 profumi con il cacao, e adesso è uscito appunto come novità tutta la parte e la linea di caffè. Come vi dicevo, è una linea in cui troverete il packaging esterno con cartone riciclabile, le colle che sono usate nei loro materiali sono completamente vegetali, vengono dai gusci delle mandorle, i vetri, il flacone richiama un pochettino quello che era la farmacia di una volta. Quindi mi piace molto come concetto di profumeria. Questo ovviamente va riportato anche nelle materie prime, quindi tutto ciò che viene immesso dentro i loro profumi effettivamente è molto molto sostenibile a livello ambientale, quindi non vanno a inaridire, tra virgolette, terreni, coltivazioni per appunto avere più materia prima, sono molto rispettosi di tutto ciò che è l'ambiente, quindi questo a me piace moltissimo. Nel 2022 hanno creato la loro linea, che è uscita esattamente l'altro ieri. Ho avuto già modo di sperimentare le 4 fragranze e oggi ve ne parlo. Allora, i flaconi sono praticamente tutti uguali e sono fatti in questo modo. Vedete, qui hanno la loro etichetta e sono fatti esattamente, come vi dicevo, a mo' di proprio farmacia, vecchi flaconi di farmacie storiche. Allora, lui è il primo, Coffee Bomb. Li ho provati sulla pelle. Devo dire che tutti hanno una buona persistenza per essere comunque, diciamo, delle fragranze gourmand. Allora, il Coffee Bomb è proprio per chi adora le note di caffè. È veramente stranissimo questo profumo. È molto vintage, retro come mood. Deriva da un viaggio del naso creatore e lui ha voluto mettere all'interno di questa profumazione, che, come vi dicevo, è secondo me molto nostalgica, non è un profumo felice, allegro, è un profumo secondo me molto introspettivo, una miscela tra caffè arabo e caffè italiano con delle note di muschio, delle note di latte. Tra tutti i 4 profumi che vi faccio vedere oggi, sicuramente il Coffee Bomb è quello più, secondo me, maschile, perché non è il classico gourmand, anzi, lo trovo molto molto muschiato sul fondo, c'è una nota un po' terrosa, e questo caffè effettivamente è amaro, è veramente un caffè bollente amaro. Ha una parte quasi verde e una parte che a me ricorda un po' la nota della tuberosa sporca, ma che in realtà all'interno non è descritta. Il secondo profumo uscito è il Velvet Coffee. I flaconi sono tutti uguali, come vi dicevo, il Velvet Coffee. Allora, a me ricorda davvero tantissimo il profumo Terroni di Orto Parisi. Siamo su quelle vibes lì, nel senso che ha una nota di caffè dolce, una nota di cardamomo e una nota di sandalo. Il tutto su una base di Ambroxan. Come vi dicevo, non mi ha stupito né in positivo né in negativo, sapete che sono sempre sincera. Mi aspettavo davvero, visto che è una nota velvet, dovrebbe essere una nota vellutata, di setosa, mi aspettavo magari un iris, mi aspettavo magari un cipriato, e in realtà assolutamente no. Sicuramente questo effetto, diciamo, di velluto lo dà il legno di sandalo. Il penultimo profumo, che mi ha già un po' più stuzzicata, è il Café Gourmand. Allora, lui tra tutti quelli che io vi ho fatto vedere è quello più dolce, lo dice già il nome, è un caffè alla nocciola, quindi sa un po' di Nutella e un po' di una tazza di cappuccino,
E sul fondo ha questa nota insolita, dolce, di patchouli. E non è una foglia di patchouli terrosa, ma è una foglia di patchouli molto avvolgente. Questo tra tutti è quello che più vedo su una persona che ama i gourmand, ovviamente, che sta cercando magari qualche fragranza da utilizzare sempre molto dolce per non rinunciarvi. E questa nota di nocciola, di crema di nocciola, che ricorda grandissimissimissimissimissime linee Angel Muse di Mugler, anche lui ha qualche similitudine. Sicuramente ha un patchouli molto più quieto, il Caffè Gourmand, però sicuramente anche lui è un profumo che io in qualche modo ho già risentito. Ho tenuto per ultimo il mio preferito di questa linea di caffè di Maison Taittée, proprio perché secondo me tra tutti e quattro è il più, tra virgolette, dolce, ma nello stesso tempo di velluto, nello stesso tempo molto elegante, ma anche molto casual, e quei profumi che abbracciano più caratteristiche che a me fanno impazzire, ed è il Aria Ristretto. Aria Ristretto è basico, infatti se andate a vedere anche nei corsi di formazione sul sito ha pochissime note all'interno, proprio come il caffè ristretto italiano. E ha note di caffè arabica, quindi molto forte, ha note di iris, quindi un'assoluta di iris molto predominante, e sul fondo ha delle note di legni e di talco, quindi è un cipriato, un pudré, un profumo veramente da coccola. Mi piace tantissimo, devo sperimentarlo un po' sulla pelle perché la persistenza non ho potuto ancora valutarla effettivamente. Effettivamente tra tutti e quattro è quello più vicino alla mia persona, ai miei gusti. Come vi dicevo, è una nota di cipria proprio molto femminile, con questa spolverata di cacao freddo freddo, arabica, e lo trovo molto molto confortevole come profumo, sicuramente da tutti i giorni. Non mi sentirei magari di utilizzarlo in una serata, in un evento importante, perché lo trovo troppo cozy, si può dire, molto accogliente, quindi magari vorrei qualcosa di più sensuale per la sera. Però per il giorno secondo me ci sta. E per ora l'Aria Ristretto è il mio preferito della linea, e ovviamente bisogna vedere un po' le performance. Molto bene ragazzi e ragazze, anche per oggi il video è terminato. Queste erano le 4 nuove fragranze di Maison Taittée, sono arrivate ieri in negozio, quindi le trovate da noi, da Ottaviano Parfum & Beauté, e vi aspetto ovviamente in negozio per sentirle insieme a me, proprio per anche una vostra valutazione, perché sono novità e non vedevo l'ora che arrivassero, perché le ho viste che sono uscite credo Ex Ans o al Pitti, non mi ricordo mai, e non vedevo l'ora di averle tra le mani per potervene parlare e ovviamente per provarle. Devo dire che tra tutti e quattro i flaconi, tre magari io non li porterei, invece l'ultimo di cui vi ho parlato, il ristretto, assolutamente approvato. Se vi è piaciuto il mio video lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti ed iscritte, e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, let's talk about!